La rivendicazione di questa mattina è per dare voce al nostro mondo, il mondo del terziario che è rimasto escluso dalla riapertura delle attività. Stamani l'Italia è ripartita, speriamo che la ripartenza sia una ripartenza con buon senso, perché se ci si comportano male saremo noi gli unici che non hanno avuto la possibilità di ritornare a lavorare. Saracini schialzate e vetrine accese per protesta, ovviamente senza vendere alcunché. La Confcommercio ha chiamato così a raccolta tutti gli imprenditori aretini per manifestare contro i criteri adottati dal governo sulle riaperture. Siamo riuniti distanti, ma uniti, per rivendicare il diritto a lavorare in sicurezza, per chiedere fondi, liquidità a fondo perduto per sostenere tutte quelle attività che sono stati fermi 3 mesi e che veramente hanno delle grosse difficoltà per il proseguo della loro attività, per contrattare gli affitti e le bollette che sono sempre più onerose, non si sono mai interrotte, e per una moratoria fiscale che permetta di non aggiungere debiti su debiti che poi non potranno mai pagare. Una riapertura dunque solamente simbolica di tutti gli esercizi commerciali e pubblici esercizi come segno di protesta per chiedere innanzitutto la riapertura anticipata, ma anche misure concrete di sostegno alle imprese e all'occupazione. Dopo 50 giorni abbiamo bisogno di riaprire le nostre attività perché la liquidità manca e le promesse sono state fatte tante. E anche con il primo decreto, con la cassa integrazione, ancora non abbiamo visto, sia noi come attività che i nostri dipendenti ancora non hanno visto un soldo, quindi la situazione è veramente pesante. I nostri negozi sono fermi con la merce, come del resto tutti i commercianti, però noi un pochino più in là andiamo. Nel negozio di abbigliamento è un pochino differente, perché normalmente prima ci arrivano i capi tipo giubbotteria, tutta roba primaverile, che ora abbiamo tutta quella roba lì, mentre la roba estiva parecchia non l'hanno neanche forse consegnata, cioè almeno a me non l'hanno consegnata, ad altri non lo so. Che la situazione diventa un pochino drammatica, come tutti del resto, e speriamo che il 18 si possa riaprire e che tutti insieme facciamo ripartire, perché abbiamo bisogno sia dei commercianti, dei clienti, dell'industria, di tutti, anche dei politici abbiamo bisogno, però bisogna ripartire tutti insieme, perché la barca ha bisogno di un comandante ma di tutto l'equipaggio, se no non serve niente a nessuno. Dal 27 di febbraio io non faccio più mercati, la categoria è molto in difficoltà, non sappiamo quando ci faranno ripartire perché le date non ci sono, non siamo in nessun protocollo, è stato messo la data per la nostra riapertura, nessuno ci aiuta, nessuno ci dà una mano. Se il 18 riaprono i negozi, dobbiamo riaprire anche noi, perché anche noi siamo negozi all'aperto, siamo in zona sanificata automaticamente e siamo disposti a rispettare tutti i protocolli. Chiediamo veramente di ritornare ad accendere i nostri fornelli, a rifare quello che facevamo prima del lockdown. Anche 2 tavoli in maniera sicura, corretta, va bene, però facciamo ripartire la macchina, perché come si ferma per esempio il ristorante, non compriamo più il pane, il vino, le tovaglie, chi lavora con noi, i fornitori, tutti. Mesi bruttissimi, perché abbiamo avuto 2 mesi, avremo 2 mesi e mezzo, 3 mesi senza incassare. Fortunatamente abbiamo l'online, che ecco, abbiamo aumentato un 15% di vendite, questo è importante. Però, ripeto, è una situazione talmente indecisa che forse abbiamo fatto 30, bene, facciamo 31.